La scuola in cui ci troviamo è una scuola particolare, ha una struttura particolare, proprio architettonica, è ricca di spazi per la socializzazione, utilizzabili anche per fini didattici, ed è costruita sul modello americano. Infatti la sede di questa scuola si chiama Campus, e qui ci sono le targhe che ricordano questo evento che c'è stato, partito dall'evento negativo del terremoto del novembre 1980, dopo il quale la popolazione degli Stati Uniti d'America ha deciso di regalare questa scuola alla città di Rio Negro in Vulture. Esperienza quella di classi 2.0, ecco, certamente innovativa, che trova il nostro applauso e il nostro apprezzamento, perché promuove, a mio avviso, conoscenze non più statiche ma dinamiche e interattive. Credo che sia il punto di forza del progetto. Smontare una scuola vecchia ma validissima nei contenuti e rimontarla, ecco, smontare e rimontare. Smontare significa non annullare, non cancellare, quindi smontare un vecchio meccanismo fatto di ottimi contenuti e rimontare tutti questi contenuti in un modo nuovo, più vicino alle modalità dell'apprendimento informale oramai imperante per i ragazzi, che imparano molte cose di più fuori della scuola che a volte non nella scuola, o comunque in modo diverso. Ho una ragazza che frequenta appunto la classe dove è in atto il progetto. Sicuramente si vede l'impegno che mostrano a casa, appunto a collegarsi con la piattaforma per avere scambio, non so, con il professore o stesso con i compagni di classe, insomma. Il continuo a casa, l'impegno scolastico. Esatto, sì, perfetto. Notate anche una motivazione in più? Sì, sicuramente sono molto motivati, appunto, anche perché, diciamo, loro queste tecnologie la sfruttano già, la usano già quotidianamente, non so, con Facebook. Quindi è uno stimolo in più anche questo progetto a continuare. La sua esperienza invece, signor? Anch'io trovo che mio figlio sia proprio entusiasta, perché è un approccio diverso allo studio delle discipline. Cambiato il modo classico di insegnare, cioè anziché usare la classica lavagna, i classici quaderni, si usano computer portatili, una lavagna interattiva, e sicuramente porta un risparmio cartaceo, quindi anche per il futuro e per l'ambiente. È un'innovazione che secondo me spinge gli studenti a studiare in maniera migliore, ecco, perché lo studente in questa maniera secondo me è spronato allo studio. Per usare una parola grande, si diverte quasi a studiare. Ascoltare le lezioni così è molto più semplice, noi possiamo anche, è un modo nuovo di guardare, possono mandarlo sul nostro computer, quindi se abbiamo perso qualche passaggio perché magari eravamo impegnati a scrivere, è più facile così. La nuova generazione fa massiccio uso di apparecchiature elettroniche, quindi consentire a loro l'uso di queste apparecchiature anche in ambito scolastico non potrebbe che giovare alla loro istruzione. Alla nostra istruzione. Abbiamo un gruppo anche su Facebook dove possiamo comunicare e scambiarci i compiti oppure le lezioni, possiamo spiegare meglio le cose o fare pure i gruppi per collaborare insieme. I ragazzi hanno avuto ognuno un netbook personale, siccome appunto abbiamo sviluppato questa collaborazione stimolata dal Ministero, dalla dottoressa Schietroma con Acer, abbiamo dei prodotti di questa azienda. Abbiamo una LIM in classe e abbiamo attivato una serie di piattaforme remote a distanza in cui condividiamo i lavori al di fuori del tempo classe.
Noi eravamo abituati ad avere delle aule molto tradizionali con i banchi in fila, abbiamo rivisto con il consiglio di classe l'organizzazione per quello che ci era consentito naturalmente, e adesso abbiamo una strutturazione dei banchi più circolare, diciamo, quindi più compatibile con la collaborazione. Con questa organizzazione cosa succede? Succede che la classe è una classe aperta, quindi abbiamo un network remoto che ci assiste, il network che abbiamo scelto è quello della piattaforma Live di Microsoft, assolutamente gratuito. Con questo network dialoghiamo con l'esterno. Vediamo subito qual è la piattaforma esterna di cui parlavo. È la piattaforma Live di Microsoft, che ci consente sia di comunicare tramite email sia di avere una cartella remota accessibile in qualsiasi ora del giorno e della notte, in qualsiasi giorno festivo o feriale. In questa cartella, questa ora è la mia cartella remota, apriamo la cartella di questa classe, della classe 2.0. E all'interno della cartella della classe 2.0 ogni studente con pari diritti a quelli che ho io crea la propria cartella, e all'interno della propria cartella inserisce i propri materiali didattici. I programmi non sono cambiati, i programmi sono quelli ministeriali, quelli di sempre, i contenuti sono i contenuti di sempre, e cambia il modo di fare lezione, il modo di apprendere, quindi cambia lo stile dell'insegnamento. E si modifica anche lo stile di apprendimento dello studente, e in effetti questi nuovi strumenti potenziano al massimo tutto quello che è comunicazione interpersonale, tutto quello che è collaborazione, tutto quello che è condivisione, proprio perché oltre che lavorare insieme in classe e comunicare in classe, continuiamo a comunicare anche nel tempo fuori classe, quindi il pomeriggio, e abbiamo la possibilità, l'insegnante e gli studenti, di vedere quello che fanno gli altri, di partecipare agli altri quello che stiamo facendo noi, e quindi è davvero un bel sistema per condividere il sapere. Noi siamo la parte centrale di un sistema molto complesso di partner, questi siamo noi, e c'è il piano classi 2.0 scuola digitale del MIUR, naturalmente c'è l'agenzia ANSAS, ci sono i partner commerciali che però forniscono a noi un supporto assolutamente gratuito, come Microsoft, Acer, Giunti, Casio Educational, tutti sviluppati in quell'operazione molto positiva che è stata Impresa Scuola a Genova, davvero interessante. Sempre a Genova abbiamo stretto una collaborazione con il Centro Nazionale delle Ricerche, la sede di Roma, che ci fornisce una piattaforma digitale, e poi questo è il progetto ITEC che abbiamo affiancato alla nostra classe 2.0, un progetto seguito da European School Net. È un progetto altamente tecnologico che però è assolutamente fondato su tutto quello di umanistico che noi abbiamo come scuola, e noi partiamo da quelle che sono le lezioni americane di Italo Calvino. Questa è la base che spiega il nostro modo di fare scuola adesso, partendo dai Six Memos for the Next Millennium che proponeva Italo Calvino, suo testo profetico prima di morire, in italiano Lezioni Americane. Ecco, noi abbiamo tratto quelli che sono i cinque capitoli, i titoli dei cinque capitoli, che sono Lightness, Quickness, Exactitude, Visibility e Multiplicity, che sono proprio le parole chiave dell'insegnare con le nuove tecnologie. È un insegnamento fatto di materiali leggeri, di leggerezza, apprendere e insegnare più leggero con le nuove tecnologie, Quickness, la velocità, la comunicazione più veloce, la collaborazione più veloce, Exactitude, l'esattezza,
all'altezza. La rete è un rischio, l'uso di internet è un rischio, ma non c'è solo Wikipedia, c'è anche Treccani Online, e questo noi insegnanti lo dobbiamo dire, e Treccani fa parte dell'esattezza. Visibility, quello che il docente insegna, visto alla lavagna con la LIM in classe, visualizzato, visto con video anche YouTube, è assolutamente molto più facilmente comprensibile e molto appunto visibile tramite le nuove tecnologie. Multiplicity, è perché la molteplicità è proprio la caratteristica del dialogare in rete, dell'incontrarsi in piattaforme digitali di classe o remote, e questo è la base del nostro progetto. Siccome ci teniamo a utilizzare bene anche gli spazi fisici della nostra scuola, oltre alle bacheche virtuali che sono sotto forma anche di blog, abbiamo il blog della classe 2.0, che è questo qui, che raccoglie un po' i risultati, raccoglierà ora in fase di formazione i risultati in termini formativi, cioè i risultati didattici dei ragazzi. Hanno una vetrina digitale che è anche uno spazio di collaborazione, al solito di condivisione, e anche di valutazione e autovalutazione di quello che si fa. Oltre però alle bacheche digitali, abbiamo delle bacheche reali. Sempre nel progetto Classi 2.0 è previsto lo sviluppo e l'utilizzo della bacheca, di questa bacheca che è l'albero delle idee che abbiamo qua fuori, e quindi abbiamo dei giardini, siamo in questa scuola, abbiamo la fortuna di avere giardini con gradonate, quindi giardini utilizzabili anche come spazi didattici, e oltre alla bacheca digitale abbiamo l'albero delle idee, che è un luogo di scambio di messaggi tra ragazzi, tra studenti e docenti.